partiti, venerdì, siamo io e Walter, Gino preferisce... No, stavo vedendo qui... Preferisce firmare contratto. Stavo vedendo qui che c'è un ragazzo, un ragazzo di 17enne che ha fatto il sesso con la preside. Beato lui. Il sesso, ormai è una cosa... Tu Walter quanti anni hai? Io 54. Io 50, Gino 48, 49. Sì, ne scendo 48. Praticamente in tre facciamo oltre 150 anni. Sì, oh certo, sì. Molto. Anche di 170, più. Forse. No, 170. Ma che? Ma... Dove vuoi arrivare? Dove vuoi arrivare? Il sesso è un ricordo. Andiamo avanti. Allora, entro il 2028, se possiamo vedere... Di che stavo parlando? Non ho capito. No, siccome parlavi dei ragazzi di 17 anni, la preside... No, ma la cosa che dico, perché non è corretto, perché hanno massacrato la preside, si sa tutto, perché hanno fatto vedere le foto, non si sa come si chiama, non si chiama la storia, il ragazzo no, dobbiamo tutelare, la privacy, ma che sta dicendo, ma che cosa dicono, ma sta capitato a me, io mi diplomavo a 27 anni, ma stiamo scherzando, ma perché non li lasciamo stare, a 17 anni che ti ha preso con la pistola tuo maschietto, a 17 anni che sono per i 6 mesi che poi passa a 18 anni, ma lasciateli stare, ci mancherebbe altro. Perché ci sono paesi dove... Anche perché, ragazzi, ma passa la copia ora quest'anno, una volta che è così, ragazzi, vabbè, lasciamo perdere, dai. Perciò se vuole portare il voto a 16 anni, sì. E chi sto qua a 17 anni che ha fatto sesso con la preside, a patto fatto ci lascia la meraviglia, io faccio un diplomasse, ci ha detto bravo. Che cosa è successo? A me non sai che non fa la preside, bravo! Una cosa... Forse sono un po' all'antica, forse sono politicamente scorretto. Forse mi dovrebbero togliere, sciogliere magari la testa. No. Andiamo avanti. Pensavo alla mia preside che voglio... Non l'avresti fatto mai, perché era una specie un'orca assassina. Cioè, se come preside avevate, che ne so, Tini Canzina, piuttosto che Carmen Russo, per ricordare i nostri pruriti da 18 anni. Metti che come preside avevi Tina Pica. Si diplomavano tutte quante 3 anni prima. La mia preside era più o meno Tina Pica. Una Tina Pica. La tua preside com'era? Io avevo un preside maschio. Perciò sono tolto dai giochi. Proviamo a fare i seri in questo primo appuntamento, questa prima tranche del venerdì del weekend. Sempre dal Corriere prendiamo questa notizia a proposito di politica. Ma perché i giovani, i lavoratori, gli immigrati servono, servono il paese, l'integrazione? Entro il 2028 l'Italia pare che avrà bisogno, per come scrive il Corriere.it, di oltre 3 milioni di nuovi lavoratori, saranno chiamati a sostituire circa 2,9 milioni, visto che noi siamo un paese ormai un po' anzianotto, che andranno in pensione. Di cui alla parola pensione, immediatamente dove c'è... Sì, ora pigli. Sì, esatto. Esatto. Sì, di cui 2,2 sempre milioni nel settore privato e quasi 700.000 nelle pubbliche amministrazioni. Ragazzi, c'è bisogno di un lavoratore, nessuno fa figli, come andrà questo paese? Io però vorrei farvi notare che c'è un problema di numeri. Sì. Qua richiedono 3 milioni di lavoratori, sì. Però che prendono il posto di 2 milioni e 9, quindi sono 100.000 persone, che cosa fanno? Aiutano gli altri. Sono quelli che guardano, quelli che lavorano. Esatto, tutte ad esempio nei cantieri, che sono nei cantieri, che così sei Umarella. A guardare, E devo dire che a Catania in questo periodo va dato atto che ci sono diversi lavori per il PNRR, fondi europei, insomma c'è una Catania sotto cantiere, come si dice, e noi vediamo tutte queste figure, no, di questi signori di mezza età che passano. Di 200.000 lo sai, ho visto bellissime lì alla, a Catania stanno facendo una pista ciclabile che è dal centro di da Rifugio Sapienza all'aeroporto e c'è questa diciamo cosa succede in via Cristoforo Colombo, utilissima perché si sta restringendo ulteriormente quello che noi diciamo è un budello per entrare in città, si sta restringendo perché al centro ci sarà una zona rialzata in cemento armato. La cosa carina è che lì ci vanno man mano, i vecchietti sono spostati da Villa Pacini, certo, direttamente, se andate a me pali ce l'assate, perché al centro di queste ci sono i pali. Ma io sta pista è ciclabile, io da mettere in me, ma su casco non si assendomono, una spiega, che cos'è assendomono, che cadono e si fanno male.
Ma restringendo la carreggiata, solo una macchina scoppia. Che fa? Lausi, che fa? Sambono no, ma se no una cazzo, una serie di cose. Soprattutto nelle domeniche in cui ora si andrà al mare, cosa all'estate. Certo. Già di, anche con 18 corsie neanche in Germania sì. Si creava un po' di confusione. Pensate leggere, adesso con un'unica corsia. Andranno sulla pista ciclabile con le macchine. Quindi si potrà andare anche con le macchine sulla pista ciclabile. Perché ti risulta? Non sapevo. Ora ci vanno. Lungomare ci vanno. Lungomare ci vanno. Quindi è un po' come la Casa delle Libertà di a meno che c'è quella cosa intelligente che stanno facendo, lascio Nepale al centro della pista, perché se lascio Nepale al centro tu non puoi andare con la, non puoi andare con la macchina, non puoi andare con la macchina, vedi le cose che è molto molto bello. Comunque ci sarà bisogno di sì, tanti lavoratori. Ma a proposito di pensione, io vorrei dire semplicemente una cosa, signori INPS, signori, che io per 10 anni ho fatto il rappresentante, tenete conto, io per 10 anni ho fatto il rappresentante, ne parlo perché ora sto entrando nel mondo del CAF, nel mondo del CAF, che mi sto avvicinando ad andare lì seduto come un quasi pensionato, vi chiedo, cosa mai. Ma tu ti rendi, io ho pagato 10 anni inutilmente, sì. Ora stai parlando seriamente, 10 anni inutilmente, vergogna! 10 anni inutilmente, la cassa la previdenziale dei rappresentanti, e lì mi hanno detto no, perché si può prendere la pensione solo se lei ha fatto 20 anni. Ma se dopo 10 anni ho fatto un'altra cosa, io ho pagato l'INPS, ho pagato l'EMBA, ho perso 10 anni di contributi. Ho perso 10 anni di contributi, ma non ho capito, che annaga la testa, no, è così, che mi hanno detto che io li ho persi. Ora dico io, ma perché scrivono? Saranno chiamati a sostituire il circo che andranno in pensione. Ma in pensione chi? In pensione chi? Che non c'è più niente, non c'è più niente, ragazzi. E noi qui facciamo, a cui veniamo, ma facciamo entrare, facciamoli lavorare, facciamo pagare l'INPS. E c'è, così come io nei miei 67 anni ho pagato 2-3 pensionati sulle mie spalle. Non ci sono, non c'è una persona che ora paga la mia pensione. Dal campo alla tavola degli italiani, Ecogruppo Italia, azienda di certificazione in agricoltura biologica, garantisce il rispetto delle norme a tutela del produttore e del consumatore. Ecogruppo Italia, con diverse sedi in Europa, certifica i prodotti agroalimentari biologici con gli standard internazionali più richiesti. Ecogruppo Italia, certificazione di qualità in agroalimentare, cosmesi, strutture ricettive, biodetergenza. Ritorna anche quest'anno a Scordia dal 19 al 21 aprile il Red Orange Fest, un evento unico nel suo genere per un'esperienza indimenticabile tra spettacoli, tradizioni, cultura e folklore nel paese delle arance rosse. Vi aspettiamo.
aspettiamo venerdì 19 con i Beans, Massimo Bagnato e Domenico Centamore, sabato 20 con il gruppo musicale I Casentuli e da seguire Mimmo Cavallaro, domenica 21 con Simona Sciacca insieme a diversi gruppi musicali locali. Red Orange Fest, una spremuta di sicilianità. Vi aspettiamo al Red Orange Fest di Scordia. Una spremuta di sicilianità vi aspetta dal 19 al 21 aprile. Ci esibiremo live venerdì 19 aprile alle 21.30 in piazza Umberto. Non mancate! E siamo rientrati insieme a Walter, perché stiamo ancora attendendo Gino, che credo si sia assentato nel precedente blocco perché un po' arrabbiato per questa questione delle pensioni e quant'altro. Forse si è andato a te. Gino? Chi è? Ah, sei tornato adesso, sei stato? Sono stato a vedere poi un cantiere, aspetta, qua della pista ciclabile o dell'altro? Dell'altro lavoro, devo cambiare le scarpe perché ho le scarpe da lavoro. Come stanno andando i lavori? Ma dei pali, andò a mezzo, che ancora ci sono quei pali al centro. Andiamo avanti, proviamo a farvi tornare un po' il sorriso, soprattutto c'è una cosa che io non soppo. Di cosa stiamo parlando? Un attimo, blocco. E abbiamo, grazie a Fabio che fa vedere l'immagine, c'è stato una recente intervista su Repubblica al regista Gabriele Muccino, poiché la settimana scorsa, nel weekend, poi fino a domenica, insomma, ci sono stati a Siracusa gli stati generali del cinema italiani, insomma, si sono ritrovati tanti registi, si è parlato, insomma, della Sicilia come luogo dove, insomma, vengono girate tante fiction, tanti film e quant'altro, e c'è stata questa intervista proprio a Muccino sulla Sicilia dal punto di vista artistico cinematografico, e Muccino sostanzialmente dice come la Sicilia sia un vero e proprio polo del cinema se riuscisse a dotarsi di attrezzature tecniche. Dice ancora che le produzioni dovrebbero trovare in loco tutto il necessario, così nascerebbe un centro di alto livello. Da questo punto di vista lui ritiene Palermo una città speciale. Siccome voi, Gino in primis, ma anche perché tu come autore, insomma, avete a che fare, Muccino si dovrebbe ricordare una cosa, che quando ancora a Roma faceva, c'era il, facevano gli acquarelli, sì, facevano gli acquarelli, qui a Catania già c'erano nove case di produzione cinematografiche, prima ancora che nascesse Cinecittà. Perché il buon Nino Martoglio, con Angelo Musco, con i vari Giovanni Grasso, con lo stesso Pirandello che si interessava a questa situazione, con Verga che andava a rimproverare dicendo: ah, ma voi state pensando alla, non pensate alla letteratura, state pensando, faceva al cinema. Faceva da Vizzini. No, da Roma. Perché a Roma direttamente, e il signor buon Muccino si dimentica che poi siamo state al solito depredate di questa cosa qua, così come siamo stati depredati dell'oreficeria, perché i migliori orafi erano in Sicilia, sono stati presi, deportati e portati chi a Vicenza, chi a Valenza, chi ad Arezzo, così anche col cinema poi si è cominciato a, allora restituiteci tutto quello che è stato nostro, noi non vogliamo niente di più. Quando il signor Muccino dice: ah, dovremmo vedere qua una cosa, e via discorrendo. E allora venite a proporre qualcosa, vogliamo dire: io vengo e voglio trovare questo, quest'altro ancora. Alta! In Sicilia c'è una cosa che tutti quanti gli altri non hanno, perché è così. Perché così abbiamo la luce. Abbiamo un tipo di fotografia, un tipo di luce che un signore a noi ce ne regalava con un proiettore solo. Ha fatto un set magnifico, abbiamo dei colori che si insonno, ma non è un merito nostro, mi segue Ciccio, sì. Non è un merito nostro. Questo discorso invece delle attrezzature tecniche è una provocazione, sarebbe una cosa positiva perché darebbe lavoro se ci fossero... Perché dici: io vengo qui, volta che vengo qui mi devo portare le cose da fuori. No, la troupe, i tecnici e tutto il resto me ne devo portare da fuori. Mentre se...
Mentre se io li potessi trovare qui, alt, signor Muccino, il discorso è molto più lungo, molto più largo, molto più importante. Non si può venire a dire, ah sì, qua però potrebbe essere una cosa, tanto per lamentare. Per una cosa, perché insieme alle attrezzature, qui in Sicilia prendete anche gli attori, invece di fare il cast a Roma, o fare il cast con il cugino dell'onorevole, l'amico del regista, il nipote dello sceneggiatore, voi venite qui in Sicilia e vi pigliate quattro scattine per potergli fare qualche cosa. E allora, signor Muccino, facciamo un discorso in generale, non solo discorso, sì è bello il posto, però peccato. È come se si è... come quando tempo fa si andava a Marzamemme, il posto è bellissimo, stupendo, però... sai, forse manca forse il coso, il come si chiama, la corrente elettrica in tutti i posti. O forse manca il wifi. Siente, o ne porto wifi e fai una cosa internazionale, oppure la smetti e ti vivi la realtà per quello che è. Perché se tu poi pretendi di portare al tuo cugino che è il capo degli elettricisti, al tuo amico che è un capo dei fonici, poi vi scorrendo, allora finiamolo, vieni qui e ti fai questa cosa. Vado a vedere il cantiere. Vai a vedere il cantiere, quindi tu stai salutando, dai appuntamento alla prossima settimana. No. In quale cantiere stai andando, Gino? Sono andato qua, no, c'è a casa di una cucina mese, sta aggiustando un corridoio. Ma con i soldi del PNRR? Puto! Vabbè, noi possiamo veramente chiudere, anche perché tanto ci arresteranno, mi diceva un minuto. Quindi... Un grande abbraccio amici miei, mai stato così felice, mai stato così raggiante, perché tra poche ore raggiungerò la mia adorata terra, la vostra adorata terra, la meravigliosa terra siciliana. Ebbene sì, vedete che sto, diciamo, preparando delle spremute, preparando dei cocktail, preparando delle prelibatezze, perché la meravigliosa arancia rossa alimentata dal sole arrossisce proprio perché ama l'Etna, ama il sole e diventa la più bella del mondo. Quindi Scordia, patria leggendaria dell'arancia rossa, avrà come teatro, si consumerà quel meraviglioso Red Orange Fest dal 19 al 21 aprile. Io non vedo l'ora di esserci, perché lo spettacolo, quanti mi hanno riconosciuto, io sono Massimo Bagnato, ci sarà il Massimo Bagnato Show in piazza Umberto I alle ore 21:30 il 19 aprile. Red Orange Fest. Chi pensa che io sia attrezzato? Chi pensa che vorrò mangiare l'aranciotto? Chi vuole che io venga da voi? Chi pensa che io voglia mangiare tutto quanto a base d'arancia? Un grande abbraccio, Red Orange Fest, 19-21 aprile, Scordia. Frate, eccomi qua. Ho detto a tutti che Bronte è il pistacchio e invece Scordia è l'arancia. Beh, quindi siamo noi, quindi io vado giù perché ci sta Red Orange Fest e io vengo qua, ma mi autorizzi, frate, vado siamo giù. Noi. Siamo noi. Ma anche il posto ti porto qualche arancettuzza. Fratellone, basta, Scordia uguale arancia. Ciao Angeluzzo. Ciao fratellone. Ciao. Ciao a tutti, sono Mimmo Cavallaro e voglio ricordarvi che il giorno 20 aprile saremo a Scordia in provincia di Catania al Red Orange Fest, un evento straordinario che non potete assolutamente perdervi. Venite a trovarci, ci sarà tantissima musica, tanta tarantella calabrese, ma ci saranno anche tantissime arance rosse siciliane. Vi aspettiamo in tanti, ciao!